Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis perché, sì, ragazzi, dobbiamo parlare di questa patata bollente. Un banner che ero sicuro ovviamente sarebbe uscito con il Critical Threat, era stato nominato Sephiroth tra i possibili papabili di questo banner, o comunque in generale che appunto sarebbe uscito, perché i personaggi aggiornati, tra virgolette, dal data mining appunto parlavano di Sephiroth, Vincent, Yuffie, eccetera, eccetera. Abbiamo Lucia, che non mi ricordo se era stata citata nel data mining del mese scorso, a dire la verità, però va bene, cioè nel senso non è la prima volta che Sephiroth e Lucia stanno insieme nel banner, anche il banner di debutto di Sephiroth aveva Lucia come sua compagna, se vi ricordate ovviamente, quindi va, prossima coppia praticamente già assodata nella lore di Final Fantasy, vedremo, vedremo. Innanzitutto che cosa dobbiamo dire? Anche in questo caso ovviamente abbiamo un Critical Threat come collegamento dell'evento, anche se effettivamente parlando loro nelle loro scene, nelle loro scenografie vengono inseriti per lo più nella seconda parte dell'evento estivo. Quindi diciamo che questo banner non è tanto collegato con il Critical Threat, però vedremo effettivamente che collegamento avrà con la seconda parte di questo evento estivo. Cominciamo dicendo che ovviamente tutti e due prendono una nuova arma, tutte e due prendono una nuova skin, e ci sta. Ci sta, fondamentalmente ci sta, anche perché adesso che ho letto bene il banner, praticamente i loro bonus vanno diciamo a sinergizzare con l'evento estivo, quindi questo è effettivamente il banner del Critical Threat, ma chi possiede questi personaggi, queste skin e tutto avrà i moltiplicatori di bonus per l'evento estivo. Infatti ci sta come ragionamento, in modo tale da sfruttare comunque al 100% vedete, reward bonuses added new gear and new weapons only valid per firework nocturne event eccetera eccetera, quindi abbiamo comunque la possibilità di sinergizzare con l'evento estivo. Andiamo a vedere più nel dettaglio perché abbiamo una skin nuova per Sephiroth, una skin nuova per Lucia e una nuova arma sia per Sephiroth e Lucia. Per quanto riguarda Sephiroth c'è poco da dire, skin che ovviamente ci consente di incrementare gli HP del 5% e la difesa magica addirittura del 15%, quindi paradossalmente parlando è un'ottima skin anche per affrontare Ramu, paradossalmente parlando è un'ottima skin per affrontare Ramu. E poi abbiamo ovviamente Heartblade Arcanum, che è per l'appunto l'aumento dell'abilità terra per il personaggio di Sephiroth. Mi piace molto il fatto che stiano mettendo queste nuove skin con bonus neutri, nel senso che non sono vincolati né ad attacchi magici né ad attacchi fisici. Le armi sì, ovviamente, le armi sono vincolate ovviamente è una tipologia di attacco, quindi magico fisico, solo che in questo momento Sephiroth ovviamente avrà un attacco magico di tipo terra, quindi se vi dico di Arcanum magico vi ricordo sempre che non è collegato al fatto di avere il costume Arcanum magico, ma è semplicemente il fatto che l'arma del banner in questione è magica e quindi di conseguenza per il momento attribuiamo lo status di Arcanum magico terra al personaggio di Sephiroth. Mentre invece per quanto riguarda Lucia abbiamo un vestito che dalla parte superiore, anche dal colore e dal personaggio stesso, ricorda un po' Ada Wong da Resident Evil 4, però abbiamo comunque due nuove refined abilities che vengono rilasciate da zero, quindi nuova skin con nuove refined che magari inizialmente possono sembrare stupide ma che tecnicamente potrebbero rivelarsi interessanti in futuro. Con un boost poison resist addirittura del 100%, quindi immunità letteralmente per quanto riguarda l'acquisizione del poison, quindi non possiamo subire poison con il personaggio di Lucia. E poi nuova refined ability con Alluring Ploy, dove abbiamo difesa fisica e difesa magica aumentata del 20% e attacco fisico e attacco magico aumentato del 10%, quindi è veramente un'ottima skin. Già solo per questa refined è un'ottima skin, c'è poco da dire, questa è veramente un'ottima skin. Il poison resist non so effettivamente
se sarà collegato veramente all'evento del Critical Threat, lo scopriremo ovviamente poi affrontando il tutto, ma è così. Cioè, abbiamo comunque una Refined che è eccezionale. Cioè, avere il 20% di difesa fisica e magica unita all'attacco è un qualcosa di enorme. Se solo al posto del boost del Poison ci fosse stato, ripeto, un boost HP, un boost, un altro boost, un qualsiasi altro boost, anche un boost Magic Ability, per fare un esempio, per me sarebbe stato un must pull sto costume. Ripeto, l'unica incognita è sto Poison Resist, che sinceramente non mi fa impazzire e non mi fa saltare di gioia, però quella seconda Refined, ragazzi, è veramente top, è veramente veramente top. 10% in attacco e 20% in difesa non è poco, vi posso assicurare che non è poco. Per giunta regalato così dal nulla, non è poco. Quindi sarà interessante non pullare fino al secondo, alla seconda skin, perché ovviamente, ragazzi, io Sephiroth me lo devo portare a casa, c'è poco da fare. Arcanum Terra con arma magica, io ho Sephiroth come DPS letteralmente magico, quindi ho il banner praticamente fatto apposta. Infatti l'arma in questione, la Brew Bumble, che cosa fa? Portiamola ovviamente all'overboost massimo, 700% di danno magico terra su single enemy, ovviamente. E inoltre, quando il personaggio in questione possiede più del 50% di HP, infligge anche resistenza diminuita alla terra, quindi imperil di tipo elementale terra. Ovviamente in potencies high quando si arriverà a overboost 6, ma di base è overboost mid. Quindi nel momento in cui si arriverà a overboost 6, switchiamo e cambiamo la potencies dell'indebolimento ad AIG. Quindi 3 tacchette, 30% in teoria. Ed è tanta roba. Per quanto riguarda le support materie, abbiamo doppio magico, ovviamente, essendo un'arma prevalentemente magica, e il boost triangolare per quanto riguarda i sigilli. Altro, diciamo, sigillo che fondamentalmente manca, tra virgolette, a Sephiroth, perché abbiamo comunque il boost AX, se non mi ricordo abbiamo il boost a circolare, e ora abbiamo anche il boost triangolare. Quindi direi che abbiamo completato fondamentalmente i sigilli per il nostro personaggio di Sephiroth. Peccato che è un peccato che appunto in questo caso è terra, perché avesse avuto, tra virgolette, un'arma magica acqua, io col fatto di avere l'arcanum anche l'arcanum acqua sarebbe stato molto 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 interessante. Ma comunque va benissimo, è comunque un'arma magica, fa danni terra, ha il costume Arcanum, quindi io devo pullare, necessariamente devo pullare. Anche a ridosso dell'anniversario devo pullare, tocca. Mentre invece per quanto riguarda Lucia, che cosa dobbiamo dire? Lucia ha un'arma interessante per quanto riguarda ovviamente la funzionalità del suo personaggio. Infatti abbiamo l'attacco che effettua 420% di danno, però ovviamente con overboost 10, quindi come danni di base siamo veramente bassi, un 260 che diventa 360 overboost 6, quindi suppongo che diventi un 310, un 320 probabilmente con il primo overboost, ma fondamentalmente parlando l'overboost 10 ci consente di fare 420 come danno magico non elementale, diminuire difesa fisica, la difesa fisica che ovviamente viene abbassata al nostro avversario, e se invece il nostro avversario possiede un buff abbiamo addirittura anche l'abbassamento della difesa magica, quindi praticamente abbiamo doppio debuff con danni ovviamente affiancati con solo 3 barre ATB. Quindi questa è comunque un'arma molto buona da utilizzare come secondaria per Lucia, è veramente un'ottima arma secondaria per Lucia, soprattutto se la utilizzate come DPS magica fondamentalmente, visto che appunto qui si effettuano danni magici, però abbassando anche la difesa fisica si può tranquillamente utilizzare anche per un setup di Lucia fisico. Mi ero perso il particolare che anche la difesa fisica venisse abbassata, avevo letto solo la difesa magica precedentemente, invece lo testimoniano anche le stats, 592 di attacco fisico e 592 di attacco magico, proprio uguali, proprio perfette, in modo tale che appunto quest'arma possa essere utilizzata sia su un setup magico sia su un setup fisico. Quindi
è veramente un'ottima arma. Questa sicuramente entrerà nella mia wishlist in generale andando avanti nel gioco, se non dovessi trovarne comunque copie mentre pullo Sephiroth. Mi sta ballando l'idea di pullare anche la skin di Lucia, a essere sincero, perché io Lucia ce l'ho messa anche abbastanza bene come armi, come setup, quindi potrei effettivamente fare questo investimento in un unico banner, bruciarmi l'anniversario, però nell'eventualità si vedrà. Nell'eventualità si vedrà, anche perché ormai, come ho già detto qualche giorno fa, ho poche aspettative per questo anniversario, ero hypato all'inizio, ma ora, per come sta andando il gioco, sinceramente, non ho grandi aspettative, non ho grandi pretese, per cui, per evitare di rimanere scottato da una delusione anche all'anniversario, sinceramente preferirei investire in questo banner. Per quanto riguarda le Refined Abilities, abbiamo HP e Boost Ability Potencies, tra l'altro HP di 62 punti ad Overboost 10, quindi un Overboost eccezionale, una Refined eccezionale di tier massima praticamente, forse anche più della tier massima classica, però ovviamente il Boost Ability un po' più bassino, di 26 punti, ma sinceramente parlando è talmente ottimo il boost per quanto riguarda gli HP che non mi porrei grossi problemi. Support materie, ovviamente attacco fisico e attacco magico aumentati del 20%, e anche in questo caso boost triangolare sempre per quanto riguarda il sigillo. Quindi veramente veramente un'ottima arma. Sono veramente indeciso se andare dritto e prendere entrambe le skin o se fermarmi solo su Sephiroth. Questo ovviamente lo vedremo poi, molto probabilmente stasera in live, ve lo dico già, a sto punto faremo il capitolo e poi successivamente co-op o comunque in generale parleremo di Ever Crisis in generale, quindi è molto probabile che stasera saremo in live su Ever Crisis e commenteremo un po' tutto ed effettueremo anche le mie pullate, perché ovviamente ormai è un rituale che faccio ormai pullare in live, non mi costa niente aspettare, quindi sì, molto probabilmente pullerò in live, vedremo come andrà e poi cominceremo l'evento praticamente tutti quanti insieme, o comunque farò l'evento con gli stage singoli, multiplayer eccetera eccetera, e poi insieme, per chi ha bisogno, farmeremo le coop, faremo tutto quello che bisogna ovviamente fare. Detto ciò ragazzi, è un banner incredibile per me, perché ripeto, è un banner che ha un grandissimo senso per il mio account. Sephiroth attaccante magico, quindi sono praticamente tra virgolette costretto a pullare su Sephiroth, e invece Lucia, va bene quel Poison Resist che secondo me un po' sporca questa skin, ma regà, la seconda Refined è eccezionale, praticamente ti consente di utilizzare Lucia sempre con quella skin e ti consente di veramente avere un personaggio boostato di base molto forte, quindi è un ottimo banner, c'è poco da dire. È veramente un buon banner, quindi sarà difficile resistere alla tentazione di pullare. Io come sempre aspetterò i vostri commenti, aspetterò le vostre, diciamo, idee, aspetterò le vostre considerazioni. Poi ovviamente, se le vorrete approfondire, vi aspetterò in live su Twitch, sempre al solito, a partire dalle ore 9 fino a mezzanotte circa, mezzanotte l'una, fino a quando riusciremo a stare in live. E niente, io vi aspetto stasera se volete, quindi vi ringrazio al solito per aver visto il video, aspetto i vostri commenti e ci becchiamo alla prossima. Ciao!